Amalfetta è arrivata da alcuni giorni la più grande draga al mondo mai esistita, e la Niccolò Machiavelli, un vero e proprio gigante dei mari di 138 metri di lunghezza, più o meno quanto un campo da calcio. Appena finita di costruire nei cantieri navali della Croazia, la draga entrerà in azione per la prima volta in Italia proprio a Amalfetta, nell'ambito dei lavori di ampliamento del porto commerciale. Si tratta della più grande e potente draga aspiratrice mai esistita al mondo. Attualmente ne esistono altre sei dello stesso ordine di grandezza, ma con potenza disgregatrice e stazze inferiori. È stata progettata per la costruzione di ponti, isole artificiali e per il dragaggio di interi litorali. L'assistenza logistica è affidata ad altri due mezzi marittimi. Complessivamente i dragaggi impiegheranno circa un centinaio di tecnici specializzati nei dragaggi. Il mezzo si muove a una velocità di 13 nodi, grazie a due motori diesel elettrici, ciascuno di potenza pari a 3,5 MW. A bordo ci sono altri tre motori diesel giganteschi, ciascuno della potenza di 7200 kW. La potenza di dragaggio è di 21 MW, sarebbe sufficiente per fornire energia elettrica a una città di 25.000 abitanti. Il rostro disgregatore della roccia è una specie di ruota dentata, misura circa 3 metri di diametro. Gli impianti sono controllati da un sistema computerizzato modernissimo. Siamo col dottor Gianluca Loliva, responsabile dei lavori del nuovo porto commerciale di Amalfetta. Ci parla un po' di questa opera veramente mega galattica, possiamo dire. Il porto commerciale di Amalfetta, insomma, sono ormai 3 anni e mezzo per cui ci stiamo lavorando, e credo che di questo porto si è detto ormai tutto. Sappiamo le caratteristiche, sappiamo la portata, l'importanza per il paese. In questo momento particolare siamo impegnati nella fase di dragaggio dell'area interna portuale, che è un'opera veramente molto importante, per cui è arrivata una draga veramente immensa che tutti vediamo al centro del porto, che ci sta impegnando e ci impegnerà per qualche settimana. Per i lavori come procederanno? Più o meno i tempi, ha detto qualche settimana? Il dragaggio probabilmente durerà 3 settimane, massimo 4, dipende un po' anche dalle condizioni meteorologiche. Il dragaggio per adesso è cominciato ieri, sta procedendo regolarmente, stiamo incontrando, come previsto e come da progetto, banchi di roccia molto duri che però, insomma, la draga sta tranquillamente disgregando. Qualche dato tecnico, diciamo, di questa draga, che veramente per imponenza e per dimensioni è veramente impressionante. Sì, la draga è una delle più grosse draghe al mondo, quantomeno per capacità dragante. Una draga lunga circa 140 metri, a bordo 42 uomini di equipaggio, ed è questo il primo lavoro che fa, perché è stata ultimata, la sua costruzione è stata ultimata qualche mese fa. Dalla Croazia è venuta direttamente a Amalfetta, infatti si vede che è pulitissima e sta svolgendo egregiamente il proprio lavoro. I lavori sono iniziati da pochissimo, però già vanno avanti, come vediamo dalle immagini. Sì, i lavori vanno avanti molto celermente, anche noi non ci aspettavamo questa capacità di refluimento incolmata. Insomma, probabilmente, ecco, se tutto va bene, forse riusciamo anche a anticipare i termini di fine dragaggio. Questo è rappresenterà per Amalfetta una cosa veramente importante, così? Sì, decisamente importante, perché proprio per la posizione del porto, per come è stato progettato questo porto, lo scalo commerciale, diciamo che non ha concorrenti, almeno in Puglia e probabilmente anche un po' nel basso Adriatico, anche perché proprio per la sua posizione metterà in collegamento le navi che attraccheranno, le navi commerciali che attraccheranno qui al porto di Amalfetta, avranno la possibilità di scaricare, quindi di caricare i tir che poi arriveranno qui in porto veramente in tempi brevissimi, e quindi l'innesto sulla statale 16 o sull'autostrada avverrà in tempi veramente brevissimi rispetto, insomma, a tempi biblici caratteristici di altri porti del basso Adriatico. Quindi potrebbe battere la concorrenza anche di altri porti? Sì, sicuramente sì, è stato progettato per questo, sicuramente lo farà.